vivo con un canto che ci viene offerto dalla corale Vox Matris. Facciamo un applauso e ringraziamo la corale, questo omaggio. E adesso subito chiamo il sindaco e il vice sindaco che consegneranno alla madre generale questa cittadinanza onoraria post morte dei fondatori padre Achille Fosco e madre Francesca Semporini. Consentitemi innanzitutto un saluto a Sua Eccellenza il Vescovo, a Don Rocco Talucci, che io ricordo come Don Rocchino, perché io iniziai quando io ho cominciato a frequentare la Chiesa, c'era ancora lui, poi è andato via. Un saluto alle autorità presenti, alle forze dell'ordine, al sindaco di Atella che è qui con noi questa sera e alle suore che ci hanno ospitato. Allora, nel marzo dell'anno scorso il Consiglio Comunale ha deliberato il riconoscimento di questa onorificenza, è una onorificenza che viene concessa solamente in casi particolari,
stata concessa a padre Achille Fosco e a madre Francesca Semporini per la loro azione, per quanto hanno fatto con noi. Diciamo, la loro storia a Rio Nero parte dal dopoguerra, siamo nel 1946-1947, quando don Achille Fosco, facendo propria una esortazione del Papa di allora, Pio XII, che invitava ad accogliere e ad ospitare i più deboli, i più svantaggiati, in quell'occasione dopo la guerra, erano i bambini, erano gli orfani, chiamò madre Francesca Semporini. Allora non era ancora una madre, era una semplicissima maestra elementare, che scese qui con altre suore e cofondarono l'istituto, la congregazione delle sorelle misericordiose, di cui appunto madre Francesca fu poi la prima madre superiore. Subito dopo la guerra, mentre diciamo i soldati avevano deposto le armi, padre Achille Fosco e madre Francesca si armarono di un'arma fondamentale, di quell'arma che Papa Francesco chiama la misericordia, e grazie alla misericordia hanno, e alla loro lungimiranza, hanno fondato questa casa, hanno dato spazio e hanno, diciamo, accolto i ragazzi e tutti coloro che ne avevano veramente bisogno. Fu parlare oggi di accoglienza, diciamo, potrebbe anche essere, siamo nel 2020, potrebbe anche essere diverso. Immaginate allora avevamo, era una visione in quel momento, parlare di accoglienza, parlare di bambini svantaggiati, parlare di bambini disabili, di handicappati. Oggi esistono nelle scuole, esistono gli insegnanti di sostegno. Allora il disabile era l'emarginato, era colui che veniva messo da parte non solo dalla società, ma dalla stessa famiglia. Quindi veramente hanno fatto un lavoro esemplare. E a loro noi dobbiamo essere grati, ma la gratitudine a volte non basta, bisogna conservarne anche la memoria. In questo già la precedente amministrazione aveva aveva dato il suo contributo, l'aveva fatto dedicando due piazze, la piazza qui dedicata a madre Francesca Semporini, appunto una piazza dedicata qui perché qui sorge, diciamo, la costruzione delle suore, e una piazza dedicata a padre Achille Fosco, una piazza dedicata che sorge al rione San Francesco, a rione San Francesco dove padre Achille Fosco si è dedicato moltissimo. Quelli della mia età, quelli più giovani penso che non lo sappiano nemmeno, ma quelli della mia età ricorderanno che lì c'era il campetto di Donna Achille, ed era un campetto. Allora, all'epoca i ragazzi non giocavano, non andavano al campo sportivo, noi giocavamo in mezzo alla strada, giocavamo in quelli che erano i ritagli, che oggi sembrano piccoli spazi, ma che allora per noi erano dei campetti. E il campetto per eccellenza era il campetto di Don Achille, e lì ci incontravamo, facevamo anche le partite tra i vari quartieri, perché poi si giocava all'interno dello stesso quartiere, ma poi non c'erano i tornei, vennero un po' dopo, diciamo, e poi si giocavano al campo sportivo, ma tra i ragazzi più piccoli c'erano le partite tra i quartieri, e c'era quello che oggi è diventato un deposito di autobus, perché poi praticamente i frati minori conventuali hanno ceduto la proprietà ad un privato, ma all'epoca era uno spazio che raccoglieva i giovani. Lo spazio a fianco era uno spazio in cui altri hanno imparato il mestiere. Maria prima, il vice sindaco, mi ricordava del
di un tipografo che lì ha imparato il proprio mestiere e che grazie a quel mestiere lì si è fatto anche una posizione discreta. Quindi, come vedete, sono delle persone che hanno veramente dato tanto per alla nostra società, hanno dato tanto alla nostra comunità, ed è per questo che abbiamo deciso, vi dico subito, abbiamo deciso su sollecitazione principalmente delle consiglieri femmine, perché in loro c'è sempre una sensibilità maggiore. Ci hanno tenuto moltissimo Maria, il vice sindaco, ci ha tenuto moltissimo anche la consigliera Casolino, che si è prodigata molto affinché si andasse in consiglio comunale per questo riconoscimento. Ovviamente poi il consiglio comunale è stato compatto, non ha solamente votato all'unanimità, ma era unanimemente presente, cosa che non sempre accade nei consigli, c'è sempre qualcuno che per impegni non si presenta. In quell'occasione fummo veramente al completo. Completezza che sta a dimostrare l'attaccamento che ha la comunità appunto per queste due figure. Io termino qui consegnando questo quadro della cittadinanza onoraria post mortem ai venerati padre Achille Fosco e madre Francesca Semporini, fondatori dell'Istituto Sorelle Misericordiose, testimoni di carità, umanità, speranza, fede, per aver dedicato la loro vita all'educazione, alla formazione, all'assistenza dell'infanzia, dei giovani, delle molteplici povertà e bisogni individuali e sociali del dopoguerra. L'amministrazione comunale. Per le parole che ci hanno fatto memoria di questi gesti di carità dei nostri venerati fondatori. Qui c'è anche Monsignor Talucci che li ha conosciuti, non so se vuol dire una parola anche lei. Anche come cittadino onorario di questo paese. Sì, del resto sono cittadino onorario ante morte, sono ancora vivo con il desiderio di consumarmi ancora su questa scia che mi ha preceduto, e ne sono lieto perché questa città dal grande cuore, questa città che sa giudicare non solo con la mente, quindi con la severità, ma con il cuore, perché sa vedere le opere di amore, le opere di carità, molto più in là delle stesse opere di giustizia. E non faccio torto, perché la giustizia può anche farne a meno dell'amore, ma l'amore includa la giustizia e va oltre. E allora questo riconoscimento va molto oltre la giustizia che la include per questa testimonianza grande. E io ho avuto la possibilità di conoscere un po' meno, ma conosciuto i tempi di Monsignor Petrone, era l'allora vescovo della nostra diocesi volturina, e madre Francesca poi si è prolungata nel tempo, quando l'opera si è allargata non solo ai bisognosi sociali, ma ai bisognosi culturali, perché ai tempi miei, quando ero qui a Rio Nero, c'erano 300 ragazze collegiali che nei loro paesi non avevano la possibilità di scuola superiore,
il viaggio era di grande disagio, e qui è stata una palestra, è stata un laboratorio di cultura e di spiritualità, perché posso dire, qui è presente anche una di quelle ragazze di un tempo che viene a rappresentarle un po' tutto, e devo dire, così chiudo, che in quel periodo questo collegio vedeva sovente la presenza di un giovane sacerdote che è colui che vi parla per il cammino spirituale, ma c'era anche allora una giovanissima suora, oggi madre Valeria, madre generale, che ha fatto qui anche lei i primi passi, sì che mi sono permesso di dire a lei in confidenza, quando è grande la misericordia di Dio e quando sono meravigliose le sue opere, già che quel giovane prete che correva per le strade così senza nessuna pretesa, e oggi è vescovo della chiesa, e quella suorina che si avviava, oggi è madre generale, erede di madre Francesca, mi permetto solo di integrare una postilla quando già così bene ha detto il sindaco, quando si parlava della difficoltà dei disabili, che madre Francesca è stata maestra nel nostro, nella nostra scuola elementare, ma voglio dire di riunire, perché conosco personalmente che i ragazzi in maggiore disagio erano mandati nella sua classe, e la sua classe era la più numerosa, e la sua testimonianza di brava maestra aperta è stata una testimonianza veramente di misericordia cristiana. Ed ora il signor sindaco dona al vescovo monsignor Ciro Fanelli una targa in ricordo del 30° anniversario di sacerdozio. Sì, solo una, prima di donare la targa, devo, non avendo saltato prima, ringraziare, e me ne scuso, Don Rocco per quello che ha fatto e per quello che sta facendo per noi. Lo devo ringraziare, io so che sta lavorando, lui non lo dice, ma io so che sta lavorando, perché questa congregazione continui in quel lavoro che ha sempre fatto, che lo ha sempre contraddistinto. Cioè, dopo, come diceva prima, io continuo a chiamare Don Rocchino, qui ad un certo punto c'è stato anche il collegio, perché in effetti qui le sorelle hanno fatto l'accoglienza, scuola elementare, collegio. Ora io so che Don Rocco Di Piero sta lavorando ad un progetto anche importante per questo istituto, ma devo ringraziare lui e devo ringraziare tutte le sorelle, perché per quello che stanno facendo in questo momento per la comunità, perché sapete che noi abbiamo un po' di difficoltà per gli istituti scolastici, poi accanto alle difficoltà che ci sono per gli istituti scolastici, a volte abbiamo la fortuna, io non so se in questi casi è fortuna o sfortuna, di avere dei finanziamenti per aggiustare le altre scuole, quindi stiamo facendo dei lavori di riparazione ad un asilo, ad una scuola dell'infanzia, e quindi abbiamo dovuto chiedere un appoggio temporaneo, di pochi mesi, che è diventato anche piuttosto lungo e che speriamo che si concluda. Però siamo riusciti a risolvere, grazie alla loro disponibilità, veramente un problema immenso. Grazie per questo. L'amministrazione, allora, quest'anno ricorrono i 30 anni dell'ordinazione sacerdotale
di Monsignor Ciro Fanelli, una persona splendida che ho conosciuto recentemente e che ammiro per due qualità. Io non gliel'ho mai detto, glielo dico ora: l'umiltà e la disponibilità. Sono due qualità che apprezzo, apprezzo la, come si è messo a disposizione, per come si è messo a disposizione della nostra comunità. Allora, Sua Eccellenza, l'amministrazione comunale ti offre questa targa con l'augurio di un silenzio virtuoso, perché il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù. Silenzio inteso come diceva Madre Teresa di Calcutta, come la capacità di rimanere appunto in silenzio e di pregare. Il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, perché il sacerdozio è un dono. È un dono che viene fatto a voi, ma è un dono del quale, diciamo, ne beneficiamo noi, ne beneficia tutta la comunità, ne beneficiano i singoli cittadini, ne beneficia in questo caso la città, anche la città di Rio Nero. Per questo io, a nome dell'intera amministrazione e a nome dell'intero Consiglio Comunale, ti ringrazio, ti faccio i migliori auguri, ti ringrazio di cuore per quello che stai facendo e per quello che continuerai a fare per tutti noi. Grazie. Dire grazie non è di circostanza, ma è segno di vera, come dire, attenzione del cuore nel riconoscere questa sensibilità da parte dell'amministrazione comunale di Rio Nero. E per me, come dicevo nella celebrazione, una circostanza provvidenziale ricordare e ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio, ricordando queste figure, Madre Francesca, Padre Achille, Suor Santina Venerabile, che ci dicono che la misericordia non è soltanto una virtù religiosa, è una virtù sociale. E questa opera ne è la testimonianza più bella. E quindi ricevere questa targa dalle mani dell'amministrazione comunale di questa città, che, come diceva Monsignor Talucci, ha avuto gli occhi, l'intelligenza, ma soprattutto il cuore di riconoscere questo seme che è diventato un bellissimo albero con tanti frutti, io mi auguro che possa essere di buon auspicio per il futuro di Rio Nero e per tutta la nostra diocesi. Grazie di cuore, Sindaco. Ed ora, in occasione del 25° anniversario della Corale Vox Matris, la Madre Generale consegnerà alla maestra Carmela, per tutto il gruppo, una targa ricordo e un attestato di fedeltà a tutti i componenti della Corale. Subito dopo, anche il signor Sindaco offre una targa alla maestra per tutta la Corale, sempre per i 25 anni di servizio e di lavoro. Siate le cantatrici e le suonatrici dell'amore misericordioso di Dio, diceva Madre Francesca nell'anno 1958. Oggi facciamo memoria del 25° anniversario della Scuola Cantorum Vox Matris, attestato questo di fedeltà, conferito con gratitudine a tutti i componenti del gruppo per l'impegno nel servizio liturgico di animazione e nella cura per il sacro canto a lode e gloria a Dio e l'edificazione dei fedeli nella Chiesa Mater Misericordie di Rio Nero in Vulture, distinguendosi con impegno, costanza e dedizione anche in tutta la Basilicata.
atto di fedeltà per la maestra Sarli Carmela. Nono, Quinto Rossella, Intaglietta Maria Luisa, Ines Colangelo, Colangelo Carmen, Lina Nardozza, Pina Libutti, Elena Di Palma, Patrizia Desio, Michele Nardiello, Vittorio Garruto, Guido Sarcinto, Maria Assunta Galliani, Mariangela Locoro, Rossella Coviello, Maria Martiello, Rosa Archetti, Michele Di Palma, Giovanna Di Pietro, Costanza Pallottino. Anche l'amministrazione intende ringraziare la Corale Vox Matrix e la maestra Carmela Sartri in occasione del 25esimo anno della Costituzione, e lo fa attraverso una targa: chi canta prega due volte. L'amministrazione comunale ringrazia la maestra Carmela Sarli e la corale Vox Matrix per i 25 anni di impegno costante e per le intense emozioni suscitate attraverso magistrali armonie, virtuosismi vocali e musicali, quali segni e testimonianza di servizio e dedizione amorevole alla nostra comunità. Grazie per quello che state facendo. Ed ora ancora la Madre Generale, a nome di tutte le sorelle misericordiose, consegnerà una pergamena di riconoscimento ai collaboratori misericordiosi per la loro dedizione e collaborazione con l'Istituto nelle opere di misericordia. Quindi un rappresentante dei collaboratori che viene a ricevere questo omaggio. Di riconoscente gratitudine ai collaboratori misericordiosi, fondati a Rio Nero con statuto del 6 dicembre 2000, per la loro sollecita dedizione alle opere di misericordia corporali e spirituali e l'impegno nella vita di fede a servizio della Chiesa, dando testimonianza cristiana ricca di preghiera e di carità verso gli ammalati e i poveri. Affidiamo il gruppo dei volontari all'intercessione della venerabile Suor Maria Santina Collani, affinché abbia vitalità e progredisca ogni giorno percorrendo la strada dell'amore misericordioso di Dio. Ok, allora prima di passare ad un momento anche di convivialità, ascoltiamo quest'ultimo canto che ci fa la corale e dopodiché possiamo procedere da quest'altro lato
per un momento di convivialità. Vi ringrazio tutti e vi auguro un buona serata. Yeah.